Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video vlog. Oggi, come avete chiesto in tantissimi, vi farò vedere come fare credere ai vostri vicini che avete un cane. Ma se voi tipo non volete un cane perché avete paura che i vostri genitori vi sgridano, oppure il cane fa la pipì in casa o la cacca, e c'è una mia vicina là sotto che ha un gatto e lei piazza sempre tipo le bustine, tipo queste qua del cane, con dentro la cacca o la pipì del cane o del gatto. E praticamente, appunto, lei le piazza fuori nel suo balcone, le butta ovviamente nell'immondizia, e io nella sua immondizia vedo sempre queste. Io ho detto: ma pure io voglio fare credere che ho un cane ai miei vicini. Quindi, l'altro giorno stavo camminando per strada, quando ho visto un cartello con scritto: prendete queste buste dei cani se avete un cane, e per la cacca. Qua ci sono le istruzioni di come prendere la cacca per il cane, cioè io lo so, perché non ho un cane, però lo so. E praticamente qua c'è il cagnolino, che però la busta è un po' corrotta perché io l'ho tagliata, perché l'avevo chiusa male e quindi l'ho tagliata, non sapevo come aprirla e l'ho tagliata. Tutto quello che avete bisogno è di un oggetto che può essere di qualsiasi tipo o qualche cosa, però che non usate. Quindi io ad esempio ho questa pallina che non me ne faccio niente, non è una pallina per giocare a baseball e non è nemmeno una pallina normale, quindi è una pallina tipo per quelle casette tipo di plastica che usano i bambini neonati quando devono giocare. Io ce l'avevo conservata da 4 anni fa, perché praticamente la usavo quando io ero piccola. Tutto quello che abbiamo bisogno sono delle buste, una pallina e basta. Allora, praticamente dobbiamo infilare la pallina dentro la busta, e in questo modo sembrerà la cacca, perché il marrone e il rosso fa, no, il verde e il rosso fa il marrone, quindi guardate, sembra veramente una cacca, perché appunto guardate, è marrone, quindi e guardate ragazzi, sembra veramente una cacca. Andiamo a fare così, si fa un bel nodino. Lo facciamo un po' più, magari un po' più lungo. In questo modo si fa un bellissimo nodino. Perché faccio così? Vabbè. Sì, aspettate, che però non si vuole fare questo nodino. Secondo me questo nodino non vuole essere attaccato. Nel frattempo mi è venuta questa idea mentre sto studiando. Vi faccio vedere. Compiti in tedesco di seconda elementare. Vabbè, comunque sto un attimo sistemando. Ok, ho creato la mia bustina, sembra un poco schifosetta, ma non mi interessa. L'importante è che sembra una bustina per la cacca del cane. Spero questo video vi sia almeno stato utile per farvi credere ai vostri vicini di casa e che avete un cane in casa, ma in realtà non lo avete, e anche le cacche, cioè si vede che è una pallina, però da lontano può sembrare che cacca. Spero questo video di oggi è tutto, vi sia piaciuto, e noi ci vediamo una prossima volta, ciao! No, aspettate, vi faccio vedere anche mentre lo porto fuori nelle mie scale. Però dovete fare piano, non dovete fare rumore. Io sto uscendo nel mio piazzuolo. Ok, sono fuori. Vi faccio un poco vedere. Qui è il nostro piazzuolo di un palazzo. Praticamente ve lo faccio vedere. Là ci sono i giochi, vabbè. Qua c'è la scappiera, là c'è tutta la spazzatura. E adesso io la posizionerò qui, vicino alla scarpa di mia sorella. Ta-da! Non sembra veramente una cacca di cane. Spero questo video vi sia stato utile e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!